15-18. Gli uomini, i soldati, gli eroi. Uno spettacolo scritto e diretto dal regista Giovanni Dardano per la ricorrenza dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, o la Grande Guerra, arriva dopo due periodi particolari. Uno dopo un lungo periodo di pace. Era dai tempi di Napoleone che non si aveva una guerra in Europa. E due, inizia dopo la rivoluzione industriale, quindi in un periodo dove il mondo intero stava attraversando un boom di culturale ed economico senza precedenti. E quindi è stata una sorta di guerra a sorpresa, tant'è vero che i soldati non sapevano a cosa andavano davvero incontro. Questo perché nella Prima Guerra Mondiale vennero introdotte nuove tecnologie, nuove strategie e soprattutto nuove armi belliche come carri armati, bombardamenti aerei. Quindi era la prima volta che non si veniva attaccati solo per via terra o via mare, ma si veniva attaccati anche dall'alto. Io interpreto Giovanni Caranta, un contadino che è stato chiamato in guerra all'età di 19 anni. Era un alpino e doveva combattere appunto in trincea, un uomo valorosissimo, duro, tant'è vero che è stato chiamato poi come volontario degli arditi, quindi pronto ad andare all'assalto senza paura e senza alcun timore. Per chi vuole saperne di più, vi aspettiamo il sabato 3 novembre alle ore 21 al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro per gli uomini, i soldati, gli eroi.